Raffaella Tommasi. Siamo nel cuore della Bevanella, siamo proprio nel cubo magico. Quali sono le magie del cubo? Il cubo rappresenta un po' un parco interattivo, cioè l'idea di donare, diciamo, al fruitore, allo spettatore, anche ambienti che non si possono visitare ovviamente personalmente, quindi, ma poterli comunque fruire, vedere e godere, quindi io aggiungerei, attraverso delle tecnologie interattive. La prima è la torre del discensore, che è fondamentalmente una sorta di, appunto, torre, come dice la parola stessa, che attraverso l'ausilio di sensori che sono stati, appunto, inseriti appositamente, ti permette di visitare la stratigrafia del terreno, quindi geologica, e di scendere piano piano di livello. Ci sono 5 differenti livelli che ti permettono quindi di sperimentare, di osservare, di vedere quello che c'è all'interno del terreno. Associato a questo abbiamo poi il monolito parlante. Perché monolito parlante? Perché entri, lo spettatore, insomma, entra nella stanza e attraverso un touchscreen riesce a vedere e quindi sperimentare quello che il territorio intorno al Bevano offre a livello naturalistico ma anche storico-culturale. Per cui è un po' un viaggio all'interno di questo territorio così straordinario come appunto il Delta del Po, in questa area del Bevano, in maniera interattiva. Oltre alle sale interattive ci sono anche delle sale dedicate proprio ai più piccoli. Certamente, ci sono delle sale dedicate ai più piccoli, nel senso che abbiamo la sala del laboratorio che permette ai bambini e ai ragazzini delle scuole di fruire di attività laboratoriali legate sempre però al mondo della natura, quindi attraverso microscopi, attraverso lenti, attraverso immagini fotografiche. E poi diamo anche la possibilità ai ragazzini comunque di fruire di un agricampeggio che abbiamo qui intorno, che abbiamo attrezzato, quindi i prossimi giorni sarà attivo, oggi l'inaugurazione ovviamente, e la possibilità sempre per i più piccoli, ma a questo punto anche per i più grandi, di andare in canoa, un kayak, e visitare questo straordinario fiume che è appunto il Bevano, attraverso alcuni approdi nautici che abbiamo costruito, fatto costruire proprio ad hoc. Touchscreen e ci sono le foto degli animali presenti nella pineta, le informazioni delle cose che sono che ci sono nel parco, e anche ci sono foto delle saline di cervia. È un modo nuovo per scoprire questi luoghi? Sì, è molto bello anche per scoprire, perché abbiamo fatto anche il tour in bicicletta. Questa struttura diventerà un polo fondamentale per gli escursionisti che verranno nel Parco del Delta del Po. All'interno si possono vedere dei bellissimi rendering che faranno fare un viaggio al visitatore all'interno del suolo, e poi si affronteranno le tematiche relative alla flora e alla fauna del Parco del Delta.